Avete fatto la spesa? Siete andati sul sito? Bravi! Vediamo subito il sommario di oggi. Abbiamo del sedano, delle cipolle e una barbabietola. Facciamo un'insalata. Poi pane e pomodoro per delle polpette. E sul finale marsala, farina e della noce moscata. Facciamo delle fettine. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito con la prima ricetta. Vediamo gli ingredienti. Barbabietole, finocchietto, acqua di cottura delle barbabietole, aceto bianco, succo di limone, cipolla, sedano, pepe bianco, crème fraîche e zucchero. Facciamo un'insalata, però un'insalata particolare, come vedete non ci sono foglie verdi, però usiamo la barbabietola e il sedano. Per prima cosa lo faccio caramellare. Quindi è un'insalata caramellata, la possiamo chiamare. Taglio il cuore, mi raccomando, del sedano, quindi la parte più tenera, a pezzettini. E mi mantengo... dove va? Mantengo le foglioline per dopo. Ho caduti due pezzettini qua, li recuperiamo. In un padellino. Fiamma. Zucchero e limone, quindi zucchero, non tutto, il resto ci serve per dopo, e succo di limone. Un po' lo mettiamo qui, un po' di succo di limone. Alzo la fiamma, faccio squagliare lo zucchero e ci metto dentro il sedano a caramellare. Vieni qua. Ok, lo lascio qui. Nel frattempo, la cipolla ci serve cruda, quindi la taglio di lato a fettine abbastanza sottili. È quasi una decorazione, però questa è una cipolla dolce, quindi la possiamo mangiare. Ecco qua, non voglio prendere l'anima. Vedete questa parte verde? Questa la voglio lasciare. È la parte che dà il forte alla cipolla. Ok, queste ci possono bastare. Poi ho lessato le barbabietole, però ho mantenuto il liquido di governo, si dice, però è il liquido di cottura delle barbabietole. Taglio a fettine. Queste me le tengo da parte. Voglio farle a metà, così le impiatto in una certa maniera. Non a tutti piacciono le barbabietole, a me sì, quel sapore dolciastro mi piace. Ora, in un padellino, qui sto caramellando il mio sedano. Prendo un altro padellino. Metto il liquido. Un po' di crème fraîche. Aggiungo un po' dello zucchero, quello che mi sono tenuto dal sedano. Del finocchietto fresco. Crème fraîche la conoscete? È la panna acida. La trovate in qualsiasi supermercato ormai. Un po' di finocchietto fresco. Vedete? Si sta già caramellando. Colore un po' ambrato, ok. Poi una punta d'aceto. E un po' di pepe bianco. Qui ci siamo quasi. Nel frattempo faccio squagliare la mia salsa. Sedano a caramellato, spengo. Lasciate tirare un po' la salsa. Deve restringersi un pochetto.
qui abbiamo spento, il tempo che si restringe la salsa, possiamo già impiattare. Prendo un piatto. Perfetto. La salsa si sta tirando, alla fine aggiusto con un pizzico di sale. L'aceto ha evaporato, però ha dato quel tocco a questa salsa. Vedrete. Potete usare anche l'aceto rosso se volete. Ok, ci siamo quasi. Impiattiamo. Mettiamo le barbabietole. Spengo. Mettiamoci prima la salsa, dai. E il sedano caramellato lo mettiamo sopra. Vedete, otteniamo una bella salsa densa. Quella cipolla che abbiamo tagliato, molto sottile. E sul finale il sedano caramellato. È un contrasto acido, dolce, fantastico. E ovviamente il restante caramello. Ho lasciato due foglioline di sedano sul finale. Vediamo qua, le mettiamo queste insieme al finocchietto. Le mettiamo qui di lato, così. E abbiamo un piatto particolare, con dei sapori un po' inconsueti, ma vi assicuro che messi insieme funzionano benissimo. Vediamo come ho fatto. In una padella ho lasciato sciogliere lo zucchero con il succo di limone. Ho aggiunto il sedano e ho lasciato caramellare. Ho tagliato a fettine la cipolla e la barbabietola. In una padella ho messo l'acqua delle barbabietole, la crème fraîche, lo zucchero, il finocchietto fresco, l'aceto, un po' di pepe bianco e un pizzico di sale. Ho preparato il piatto con le barbabietole, la salsa e il sedano caramellato.